La concattedrale Gran Madre di Dio, progettata e realizzata da Gio Ponti, quest'anno compie 50 anni. Voluta fortemente dall'arcivescovo di Taranto, Monsignor Guglielmo Motolese, il quale, per far fronte all'ampliamento della città, affidò a Ponti il compito di realizzare una moderna concattedrale nella parte nuova della città. Il progetto fu elaborato tra il 1964 e il 1966 e il 29 giugno del 1967 fu posta la prima pietra. Nel 1970 terminarono i lavori e il 6 giugno dello stesso anno Monsignor Motolese inaugurò l'opera dedicata alla Gran Madre di Dio, protettrice della città, insieme al patrono San Cataldo, poiché la popolazione le aveva attribuito il merito di aver salvato la città dal terremoto del 7 dicembre 1710. Nel progetto, realizzato da Gio Ponti, il luogo di culto doveva avere uno stretto legame con la tradizione marinara del capoluogo ionico, coniugandosi con l'aspetto religioso, che viene rappresentato da una vela sorretta da due torri campanili poste ai lati che si specchia nell'acqua delle tre vasche sottostanti che simboleggiano il mare. Di stile architettonico moderno, la concattedrale presenta una facciata composta da due parti. La parte anteriore è lunga 87 metri e larga 35, mentre quella posteriore, arretrata di 50 metri rispetto alla prima, è costituita da un doppio muro traforato alto 40 metri che sostituisce la cupola. Nell'abside il dipinto rappresenta il tema dell'Annunciazione con la Madonna e l'Arcangelo Gabriele, dipinto che fu realizzato dallo stesso Gio Ponti. Nella cripta, all'interno della Cappella del Santissimo Sacramento, è sepolto Monsignor Guglielmo Motolese, che fu vescovo della città dal 1961 al 1987. All'interno della concattedrale le pareti sono rivestite da un intonaco bianco e rugoso, secondo la tradizione pugliese, e vi sono anche dei richiami marinareschi, come le due colonne poste ai lati del presbiterio, che sorreggono un'ancora simbolica. Parlando della chiesa, Gio Ponti affermava di averla studiata in modo che il gran sole della Puglia trionfi all'interno, donando un'illuminazione gioiosa. Nel progetto, oltre ad unire il sacro con la modernità, l'architetto milanese voleva dare un impulso culturale alla città di Taranto, che ha fatto suo soltanto negli ultimi anni, puntando sulla cultura e vivendo una vera rinascita. Il comune di Taranto conferirà a Gio Ponti la cittadinanza onoraria, una decisione assunta in vista della grandezza del geniale e innovativo architetto, considerato uno dei maestri dell'architettura del XX secolo e progettista della concattedrale Gran Madre di Dio, che rappresenta una delle opere più emblematiche e simboliche dell'architettura contemporanea ed è anche uno straordinario esempio di architettura sacra moderna. In occasione delle celebrazioni dei 50 anni dall'inaugurazione della concattedrale, l'amministrazione comunale sta portando avanti il progetto di riqualificazione delle vasche e delle aree esterne, sia per celebrare degnamente l'opera, ma anche per onorare il Monsignor Guglielmo Motolese e Gio Ponti. La concattedrale è uno dei simboli identitari della città di Taranto, poiché coniuga al suo interno sia l'anima marinara che quella culturale.